Credevo di averti perso. Questo solo perché vuoi che non sia nulla di più. Quel che è stato era frutto della tua vera natura. Della tua vera natura. Tu mi ami, Red. È inutile nasconderlo. Io so che mi ami. Tu mi ami. Pensi. Pensi. Oh, Miss Rossella, esserti svegliata finalmente. Tu avere dormito moltissimo tempo. Che ore sono? Quanto ho dormito? Come sta? Essere svegliata a questo momento. Oh, Dio sia lodato. Cara. Miss Eleanor. Quanto tempo ho dormito? Dov'è Red? Oh, hai riposato a lungo, 24 ore ininterrotte. Come ti senti? Per dindirindina, 24 ore, dite. Come può una persona dormire tanto? Hai avuto una brutta avventura, Rossella. Ricordi qualcosa? Ricordo quasi tutto. Dov'è Red? Pensi, di a mio marito che la bella addormentata è tornata dal mondo dei sogni. Più addormentata forse che bella, se sono veramente come mi sento. Ho un aspetto orribile, vero? Oh no. Miss Rossella, signor Red, non qui. Pensi, lui... corri subito in cucina e porta del brodo per Miss Rossella e anche del tè. Il dottore è già stato qui diverse volte e ci ha rassicurato sul tuo stato di salute. Solo pretende che resti a letto ancora un giorno o due. E Red sta bene? Red sta benissimo. Miss Eleanor, ho un feroce mal di testa. Quando torna, presto. È proprio vero. Quello che dicono i poeti è giusto. Dalla più cupa, triste e terrificante oscurità scaturisce a volte la più bella e intensa delle luci. Le nostre vite erano legate a un filo. E in quegli istanti decisivi, finalmente abbiamo ritrovato noi stessi. Rossella. Che significa? Red sta bene, è sicuro. Non mi avete mentito, vero? No, no. Cos'è questa? È di Red. Ti lascio sola, così puoi leggere.
Rossella. Non so cosa dire circa quanto è avvenuto ieri. Tranne che mi sento profondamente a disagio per essere stato per te causa di tanto dolore e pericolo. Mi pento amaramente di quanto è accaduto tra noi, dopo che siamo riusciti a superare la nostra lunga e terribile prova. Il mio comportamento è stato deplorevole. Non posso tuttavia negare la verità di quanto detto in occasione del nostro incauto e sciagurato incontro. Non devo rivederti e non ti rivedrò mai più. Naturalmente non posso rimanere nei dintorni di Charleston. La somma che mi ero impegnato a versarti sarà subito trasferita a tuo nome presso tuo zio Harry Hamilton ad Atlanta. Ti chiedo di accettare le mie scuse più sincere per tutto ciò che riguarda la nostra vita in comune. Avrei voluto che le cose non fossero andate così. Ti auguro un futuro più felice. Brett. Miss Rossella, avere portato questa per te. Sono lieta di aver sentito le ultime notizie, Ashley. Certo avrei preferito che fossi venuto a Charleston per farmi visita e non per una banale questione di affari. Posso osare dicendoti che gli affari sono più una scusa che la vera ragione del viaggio? Non sei abbastanza libertino da poter dire certe cose, cavandotela per giunta. A volte rimpiango di non esserlo. Un libertino. Conosci il detto il lupo perde il pelo ma non il vizio? Ahimè sì, lo conosco. Ahimè un bel niente. È una cosa molto bella che tu sia come sei, Ashley. Non hai assolutamente alcun motivo di rammaricartene. È per questo che mi piacevi. È per come sei che mi sono resa tanto ridicola. E la verità è, credo che sia giusta dirla a volte. Se Rhett avesse solo un decimo del tuo carattere e della tua dignità, io... Come sta, Rhett? Questa è la prima volta che lo nomini. Ci sono lupi che perdono il pelo, altri che si ricoprono di macchie. Avete delle difficoltà? Credevo che entrambi... Mi ha lasciato, Ashley. E stavolta per sempre, credo. Mi dispiace, sinceramente. Poco fa hai detto che avevi una sorpresina per me, come se il fatto di essere venuto già non lo fosse. Comunque non sopporterò di rimanere in ansia un solo minuto in più. Ti ho portato delle fotografie. Vado su a prenderle, ci vorrà un momento. Non essere sciocco. Risparmiati la fatica, salgo anch'io. Sei sicura che sia opportuno? Oh, a sciocchezze. Ho passato gli ultimi 2 mesi a sforzarmi di somigliare ad una vera scostante signora di Charleston. E la mia conclusione è che loro sono loro e io sono io. E che due parallele non si incontrano mai. La mia camera è al piano di sopra. Bene. Sono meravigliose, Ashley, davvero. Non vedo l'ora di ammirarle di persona. Naturalmente le fotografie non rendono loro completa giustizia. Sono case talmente graziose. Il prestigio di Big Sam in campo edilizio aumenterà sensibilmente. E il tuo prestigio in materia di legname, i tuoi affari? Ho più richieste di quante riesca a soddisfarne. Sono molto contenta per te, Ashley. Tornerai ad Atlanta, Rossella. Non ho ancora deciso che cosa ne farò della mia vita adesso. Vorrei tanto che tu vi tornassi. Davvero? Moltissimo. Moltissimo. Ashley, credo di avere non più di 10 secondi per uscire da questa camera. Rossella. 5. Rossella. Rossella, qui sei a Charleston. Tu sei indubbiamente una signora, ma una signora non accompagna un uomo nella sua stanza d'albergo e di certo non alla luce del sole, quando chiunque può notarla e soprattutto non lo fa qui a Charleston. La persona che mi ha visto salire le scale e che mi resterà ignota dato che vi rifiuterete di rivelarmi la sua identità, immagino, quel ficcanaso si è preoccupato di vedere che 10 minuti dopo io ho ridisceso le scale? Mi ci vorrebbe più tempo per slacciarmi le scarpe, figuriamoci il corsetto. Basta, Rossella, basta. Non essere volgare. Mi dispiace dovertelo dire, ma non sei più la benvenuta in questa casa. Per me va benissimo, Miss Eleanor, dato che questa non è più la casa nella quale desidero essere la benvenuta. Thank you.
Sono io. Come posso essere io? Che sto facendo? Cosa sto facendo a me stessa? La disgustosa, vile creatura che vedo è Rossella O'Hara. Lei non annega le sue delusioni nell'alcol. Rossella O'Hara non si nasconde in attesa di una sorte migliore. Rossella O'Hara reagisce, lotta e ottiene tutto quello che vuole. Vigliacca! 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 Questa è per Mr. Robillard. Quale delle due? Quella che volere tu. Eulalia! Eulalia! Rossella ha cambiato idea, ha deciso di venire a Savana con noi! La vita in fondo non è altro che un lungo gioco d'azzardo, non è vero, signor Red Butler? La definirebbe così un giocatore incallito come te. Ti illudi di aver vinto, vero? Lasciando il tavolo a metà partita, piantando minasso. Ti ricrederai uno di questi giorni, è poco ma sicuro. Forse non vuoi più me, ma io ora ho qualcosa che desideri, che hai sempre desiderato. Gli assi nella manica li ho io adesso. E li userò quando mi piacerà e quando sarà il momento. Sarai pronto a camminare sui carboni ardenti pur di tornare con me. Eravamo una sola cosa, un oggetto composto di due pezzi, mio caro Rhett. Ora i pezzi saranno tre.